e che appunto nella fattispecie, come ricordava anche lo stesso ingegnere, ha incontrato in una fase nella fase appunto dell'esposizione del regolamento alle osservazioni tutta una serie di osservazioni, mi ripeto, scusate il gioco di parole, da parte dei tecnici interessati. Per cui la variazione che votiamo ritorna, se non erro, allo stato di cose preesistente e quindi di fatto appunto noi l'accogliamo positivamente, essendo appunto facendo parte della coalizione dei consiglieri che hanno presentato l'osservazione. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Quanti sono i votanti? 25. Quindi 24, uscito Bianchi. 23. Chi è favorevole prego alzare la mano. Bene, 23 favorevoli. 106. Allora. Gli esponenti chiedono di portare da 20 a 25 le parti escluse dal calcolo del volume utile lordo. L'ufficio propone di non accogliere l'osservazione in quanto la misura della variante si riferisce alle parti che hanno una funzione di isolamento e non abbiamo una particolare giustificazione della richiesta di portare da 20 a 25. Ci sono domande? Interventi? Dichiarazioni di voto? Prego. Interpretando quello che è la volontà dei proponenti, mi pare che l'osservazione, quindi in questo caso voteremo contrariamente al parere dell'ufficio, avesse l'intento di ragionare sul tema del cappotto delle strutture, quindi della possibilità di garantire un migliore isolamento delle strutture. Quindi immagino che questa riflessione fatta dai proponenti sui 25 centimetri, ora io non sono un tecnico, ma in qualche modo fosse correlabile a una migliore e più puntuale possibilità di garantire l'isolamento termico caldo-freddo rispetto agli agenti esterni. Per cui in questo senso noi con queste argomentazioni voteremo contro il parere dell'ufficio a favore dell'osservazione. Altre dichiarazioni di voto? Quanti sono votanti? 23. Che è uscito? Perché è entrata Barnini, quindi deve essere 24. 23. Chi è favorevole, prego consiglieri. Quindi 17. Chi è contrario? Due contrari. Chi si astiene? 4 astenuti. 107. Astenuti, scusa. PDL, UDC. L'osservazione 107 è una precisazione più che un'osservazione vera e propria. Chiedono, laddove si dice che i parapetti con altezza minore di un certo valore non siano conteggiati nell'altezza massima. Inserire l'eguaglianza insieme al minore è una precisazione corretta, anche se chiaramente irrilevante ai fini della norma, può tranquillamente essere accolta senza che si abbia alcun effetto applicativo. Bene, grazie. Ci sono domande? Interventi? Prego.
quindi anche in questo caso siamo appunto contenti che l'ufficio abbia accolto l'osservazione, anche se appunto l'osservazione si tratta di una mera chiarificazione, un mero chiarimento sull'interpretazione della norma, perché appunto il simbolo algebrico indica evidentemente minore o uguale, e quindi in questo caso appunto si tratta di un chiarimento per gli operatori del settore che ci pare appunto fosse di buon senso, e quindi l'accoglimento dell'osservazione. Ovviamente voteremo a favore del parere dell'ufficio e quindi a favore dell'osservazione. Grazie, altri interventi? Dichiarazioni di voto? Quanti sono i votanti? 25. Chi è favorevole? Prego, consigliere, alzare la mano. Unanimità. Ok. 108. Sezione 108, distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona. Gli esponenti chiedono la modifica del 9.1 inserendo dopo le parole "sono esclusi gli aggetti non superiori a 2 metri delle coperture dei balconi" anche "gli aggetti non superiori a 2 metri delle scale". L'ufficio non è favorevole all'accoglimento dell'osservazione, in quanto le scale le scale esterne con un aggetto di 2 metri rappresentano una situazione di particolare rilevanza e si ritiene conveniente includere all'interno delle distanze prescritte per il rispetto della distanza dai confini. Bene, domande, consiglieri? Interventi? Ah sì, prego. Ma quindi vorrei capire, in base a quella che è le controdeduzioni dell'ufficio, se appunto la distanza quindi delle scale aggettanti non crea, mi pare di capire, cioè non è un limite a cui ci si riferisce. No, una scala aggettante di 2 metri è una scala di notevolissime dimensioni. Normalmente l'aggetto, per essere considerato aggetto e quindi non avere influenza, è contenuto nei limiti di 1,30 m. Ma qui leggo nelle controdeduzioni le scale aggettanti nei limiti definiti dal punto 11-12 e l'articolo 11 non influiscono sulla valutazione delle distanze reciproche. E non sono neppure una tipologia frequente, assolutamente no. E quindi ma queste qui nei limiti definiti dal punto 11-12 sono comunque comprese nei 2 metri? Sì. Quindi sono il limite previsto dalla norma qual è? Il limite previsto dalla norma è inferiore a 2 metri. Allora, leggo il 9.1. Per distanza minima dai fabbricati, dai confini, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a 2 metri delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi e il confine prospiciente. Quindi le scale fanno distanza. Ci sono altre domande? Interventi? Dichiarazioni di voto? Quanti sono i votanti? 26. Chi è favorevole? Prego, consigliere, alzare la mano. 19. Chi è contrario? 3 contrari, chi si astiene? 4 astenuti. 109. Analoga all'osservazione 109, analoga all'osservazione 108, in quanto e chiede di portare l'esclusione degli aggetti quando superiori a 2 metri. Ora, premesso che l'aggetto
superiore a 2 metri è di notevole consistenza, l'ufficio propone di non accogliere per questa motivazione.